Il prossimo ospite è arrivato e gli do il buongiorno a Luciano Schifone. Come stai, Luciano? Salve, buongiorno, buongiorno a tutti gli amici di Radio Centrale. Allora, Luciano Schifone, cioè, ha bisogno anche di fare tutta una cosa sul sottopancia, perché lo conoscono tutti, è un uomo politico, bastava scrivere così, giusto? Luciano, Beh, sì, certo, da qualche da decennio qualche decennio, imperverso da sul qualche Napoli, decennio, quindi da qualche qualcuno decennio. ha imparato a E ha conoscermi. avuto, ha svolto ruoli importanti nella nostra città, in regione, nel paese e anche fuori dal paese come europarlamentare. Chiaramente la Sì, tua è una certo. tradizione politica, tutti lo sanno, interamente spesa nella cultura politica di destra Non c'è dubbio. e lo rivendichi giustamente in maniera orgogliosa. Sì, diciamo dai tempi del liceo, quindi Dai tempi parliamo del liceo. Bene. del liceo Vincenzo Oh. Cuoco, glorioso liceo scientifico di Napoli. Io ieri avevo concordato con te di parlare della questione di Napoli e della violenza giovanile e lo facciamo Sì. subito, però poi dobbiamo accennare anche a quella che è una delle novità che è emersa dalla sentenza della Corte Costituzionale sull'autonomia differenziata, ma ci arriviamo tra un attimo. Intanto, ieri si sono consumati gli ennesimi funerali a Napoli, una folla incredibile. E io posso essere un po' cattivo, ma tutta questa capacità di emozionarci per il dolore e le scene che abbiamo visto di grande partecipazione, addirittura un maxi schermo e tutta una serie di cose. Ma questa nostra capacità e forza, se sapessimo invece indirizzarla a prevenire, a evitare che si va in giro con le armi, i coltelli, le liti, la violenza, ma forse non sarebbe questo il modo per risolvere il tutto, Luciano? Eh beh, certo, è chiaro che se in particolare diciamo, le famiglie si dedicassero ad una maggiore attenzione come dire, alla propagazione di valori un po' più diciamo, reali rispetto a quelli virtuali che vengono diffusi oggi più facilmente, forse riusciremmo ad avere un clima diverso rispetto a questi fenomeni che davvero sono agghiaccianti e preoccupanti perché diciamo, un certo tipo di animosità giovanile c'è sempre stata, voglio dire, ai tempi miei, cioè, le scazzottate nei licei, fra i giovani, città, ma ecco, la cosa è la scazzottata o anche diciamo, l'impegno politico, altro è quello che accade invece in questi tempi in cui la violenza e l'eccitazione giovanile, ma proprio quasi adolescenziale, dove, ecco, più che giovanile, è davvero un fenomeno nuovo rispetto alla nostra storia. La cosa che fa male ancora di più a noi è che questo fenomeno è diffuso in tutta Italia, sono questi fenomeni di giovani, giovanissimi, diciottenni, diciassettenni, diciottenni, che scorrazzano con uno stato di droga o di eccitazione alcolica, questi giovani che per un nulla si azzuffano o che scatenano violenza contro le donne. Ecco, questo è un po' diffuso in tutta Italia. Purtroppo però a Napoli abbiamo anche la variante delle pistole, che è un fenomeno tipicamente locale, beh, questo che in qualche modo accentua ancora di più la gravità del fenomeno. Senti Luciano, nei giorni scorsi ne abbiamo parlato anche con altri esponenti della destra, in particolar modo c'era con noi Gianluca Cantalamessa che ci riferiva di un'iniziativa forte che poi di lì a poco, dopo qualche ora, si è manifestata con la presenza a Napoli del ministro Piantedosi che ha parlato di più agenti e poi d'accordo anche con il sindaco Manfredi in un vertice in prefettura, d'altro canto si è parlato di più investimenti nel campo degli assistenti sociali e della scuola. E la domanda che ti faccio nasce da un ragionamento che abbiamo sviluppato con Marco De Marco, che nella nostra città si parla troppo di sapere pedagogico quando c'è appunto da contrastare la violenza, si parla di scuola, educazione e invece si parla poco di sapere securitario, cioè di capacità di catturare
nella fonte, no? La violenza, e quindi nei soggetti della criminalità. Secondo te l'equilibrio dove sta? Beh, diciamo che su questo aspetto, per quello che dicevo prima, su Napoli non c'è dubbio che l'aspetto, diciamo, securitario, del controllo del territorio e nell'intelligence, nell'indagine, nel controllo dei movimenti camorristici, di quello che si muove in quel mondo, questo aspetto ovviamente su Napoli è ancora più forte che non nel resto d'Italia. Non c'è dubbio che noi dobbiamo agire anche sulla sfera dell'educazione, sulla sfera della presenza sociale, della comunicazione, ma dobbiamo agire anche, specialmente su Napoli, intendo dire l'area metropolitana naturalmente di Napoli, non c'è dubbio che l'aspetto della sicurezza è maggiore rispetto alla normale. Da questo penso che appunto le iniziative che ha preso il governo, in collaborazione naturalmente con il comune, non potrebbe essere diversamente, sono certamente interessanti. Vorrei aggiungere anche che le iniziative che ha portato avanti Valditania spesso sono contrastate. Quando lui ha imposto il divieto dei telefonini nelle classi, sì, quando c'è un recupero del voto in condotta, quando c'è un recupero dell'aspetto del rispetto dei docenti, ecco, tutto questo a volte viene contrastato quasi come se potessimo instaurare un regime autoritario. Ecco, io penso che da questo punto di vista l'educazione dei giovani, giovanissimi, che oggi è più è più soggetto a una fonte virtuale degli smart che da quella dei docenti, e noi da questo punto di vista dovremmo essere tutte le forze politiche favorevoli ad una forte stretta educazionale che vada nella direzione della indicazione dei valori veri della vita contro quelli virtuali che vengono diffusi invece diversamente. Ecco, da questo punto di vista io penso che l'azione che sta facendo Valditara non è, diciamo, di Fratelli d'Italia, ma io penso che stia facendo un lavoro davvero utile, il ripristino del voto in condotto, il ripristino della votazione numerica, ecco, far capire ai giovani che esiste la responsabilità. Noi oggi abbiamo una società che non guarda solo ai diritti e non ai doveri. Chiaro. Se si ripristina anche questo concetto, io penso che si va nella direzione giusta. Da ultimo, un tuo commento sulle vicende dell'autonomia differenziata. In particolar modo mi consentirai una domanda un po' cattivella, sì. Ma non è che tu sei un esponente di Fratelli d'Italia, vieni dalla storia appunto di Alleanza Nazionale anche prima, eccetera, l'abbiamo detto, ma non è che Fratelli d'Italia, la presidente Giorgia Meloni, si attendesse questo giudizio della Corte? Perché poi in fondo nel nome, no? Questa mattina Antonio Menna, parlando con noi, ha detto: beh, Fratelli d'Italia già nel nome è contraria all'autonomia differenziata, questo è il suo parere. Beh, adesso sì, siccome le bocce si sono fermate, forse va bene così. Certo, storicamente noi abbiamo una concezione un po' più centralistica, cioè non, ecco, un po' napoleonica con le province, non i prefetti, questa era un po' la nostra posizione, però non c'è dubbio che la evoluzione del decentramento ha fatto strada anche nel nostro mondo. Sull'autonomia differenziata noi abbiamo esercitato già una forte azione di verifica delle possibilità che diventi qualcosa di positivo. La Corte Costituzionale in tutto sommato ha ammesso la costituzionalità della legge, quindi da questo punto di vista è soddisfacente. Ha introdotto alcuni elementi di rivalutazione che tutto sommato vanno nella direzione del dibattito che c'è stato già in Parlamento, quindi mi pare che sia un fatto positivo. È probabile che questo, a mio avviso, possa far decantare la contrapposizione che si sarebbe sviluppata con il referendum, che io penso, per quel poco che
e so di diritto che se cambia la legge il referendum salta, ovviamente, perché oltretutto è stato impostato con la richiesta di abrogazione totale di tutta la legge. Nel momento in cui la legge cambia, sia pure di una virgola, evidentemente il referendum non può essere tenuto. Questo penso io, e poi naturalmente. Certo, però possiamo dire che c'è stata un'attenzione importante da parte del paese, anche dei soggetti politici, partiti, di destra e di sinistra, rispetto da un lato a chi voleva la riforma, dall'altro a chi la contrastava. Quindi la partecipazione è sempre un fatto positivo, poiché la risolve il Parlamento e non il referendum, ancora meglio, io credo, no? Giusto? Sì. Certo. No, a me quello che preoccupava è che davvero rischiava di creare una contrapposizione nord-sud, e quello lì avrebbe stato una spaccatura. Ci ha pensato la consulta, la saggezza. Bene, Luciano, grazie davvero di essere. Grazie davvero di essere stato con noi. A presto. Grazie, di nuovo. Grazie a voi. È un piacere avere il contatto con i vostri spettatori, con i vostri ascoltatori. Bene, grazie. Anche spettatori. Spettatori, anche gli amici di TV Luna, certo, ti hanno ascoltato. Buona giornata a tutti. Bene.